Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di Come la pioggia sul Celofan. Ciao Ornella, ciao Stefano Tura e ciao Grazia Verasani. Ciao. Ciao, Ciao ciao a ragazzi, tutti. Ciao. ciao. Buonasera a tutti quanti. E allora iniziamo. Allora inizio subito dicendo che io sì, sono d'accordo, per forza noi dobbiamo fare le cose qui su questi mezzi tecnologici, per forza. Ma avere la Grazia in libreria, che l'ho avuta tante volte, è una gioia suprema, è una gioia perfetta, direi, Anche perché per me. è veramente, è bello averti. Devo dire che sei stata una delle scrittrici che ho più corteggiato, poi grazie. Diciamolo a Stefano Tura che sei arrivata in libreria, perché quando Stefano mi ha detto: "Ma io la conosco, io mi sono inginocchiata", ho detto: "Evviva, io la voglio!" Perché da Quo Vadis Bene sei stata sempre una delle scrittrici proprio del mio cuore. Allora, presentiamo l'ultimo lavoro con la nostra amata Giorgia. Eccolo qua. Aspetta, che io non riesco mai a beccarlo. Lo presentiamo, anzi, lo presenta Stefano Tura. Stefano Tura che ha avuto Grazia, ha presentato da me Grazia tante volte, l'ha avuta tantissimo poi al suo festival a Cesenatico. Voi sapete che Stefano Tura E l'avrà. è direttore artistico del Festival Noir di Cesenatico, che quest'anno, nonostante tutto, zac, è riuscito a esserci lo stesso. E si sta preparando per grandissime cose il prossimo anno. Comunque, Grazia è una, diciamo, delle, come si dice, scrittrici in residence del festival, no? Sì, sono obbligato, mi ricatta ogni volta. Ho minacciato il suicidio. Sì, mi fa di tutte, guarda. Allora, prima di iniziare con una lettura dal libro che faccio io, cioè di questo vi accontenterete, io farei un brindisi a tutti noi. Ah. Abbiamo Eccoci. ognuno, Salute. cioè, dai vini agli champagne, alle birre, agli gin and tonic. Ci siamo, Ah, abbiamo tutti i che gusti. bello, tre cose, quattro cose diverse. Un brindisi veramente Sì. a noi, alla lettura, alla libreria, alla vita, a tutti quanti. Evviva, evviva! Salute, evviva. E soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti quelli che compreranno il libro. Allora, io direi che iniziamo. Allora, io vi saluto, rimango in regia e ci vediamo dopo. Va bene. 2 settimane fa si è messo agli atti che non mi ubriacavo in modo così esagerato da tempo e che avevo un'ottima ragione per farlo. Non molte ore prima Luca Bruni aveva radunato le sue poche cose mentre io non c'ero e se n'era andato senza lasciare un biglietto, solo la sua copia delle chiavi di casa sul tavolo. Mai stato tipo da scrivere biglietti del resto. E poi non c'erano spiegazioni da dare. Ci sono cose che non hanno bisogno di essere spiegate. Perdersi di vista è più facile di quanto sembri. Basta un attimo e non ci si vede più, come se insieme non si fosse mai esistiti. Succede per le lunghe relazioni, figuriamoci per una storia ancora in divenire. Ti volti e la persona con cui stavi parlando fino a un attimo prima non c'è. È sparita, volatilizzata. E una volta superato lo shock, devi fare i conti con i riflessi condizionati dell'abitudine, sforzarti di dominarli, ma non è semplice. Stefano, a te. Ma eccoci qua, grazie Ornella. Mi fa un po' strano perché noi ci siamo visti ieri, vero Grazia? Quindi Sì. ci siamo visti in presenza. Adesso ci vediamo dentro questo buchino qui, la telecamera, sembra una cosa così strana. È strano, cioè capisco che bisogna farlo, però presentare libri così è veramente un grosso dolore per noi che
li facciamo soprattutto poi per parlare con la gente, per confrontarci con la gente, sapere cosa ne pensano. E sì, è un modo provvisorio, perché io spero prima possibile che ci rivediamo tutti insieme. Di questo libro noi abbiamo già parlato, grazie, ti ricordi, no? Cesenatico Noir. Però c'erano delle domande che poi non ti ho fatto, allora, che quindi approfitto per farti adesso. Innanzitutto, l'operazione Cantini. Tu scrivi anche romanzi non di genere. E poi ogni tanto regolarmente torni alla Cantini, però più volte tu mi avevi detto no, basta, non la voglio più fare la Cantini, e invece poi ci torni. Questa volta com'è stato riavvicinarsi alla Cantini e riprendere un po' il filo di un discorso che per te è stato importante, ovviamente nella tua vita di scrittrice, ha segnato un momento importante della tua carriera di scrittrice, anche perché poi, tra l'altro, voglio dire, è stato quello che anche ti ha fatto conoscere al grande pubblico. Molti ti conoscevano già, però attraverso la Cantini sei andata nel mainstream, televisione, cinema, serie televisive. Ecco, com'è stato questo riavvicinarsi alla Cantini? Ma è stato inevitabile, è un po' come riavvicinarmi a me stessa, perché Giorgia è nata nel 2004 in maniera imprevedibile. Non immaginavo, insomma, che avrei scritto altri romanzi come Quo Vadis Baby. Mi sembrava un romanzo unico e a sé stante. Poi devo dire che sono stati soprattutto i lettori, le lettrici a chiedermi altre storie, non solo l'editore, ecco. E poteva anche non avere, come dire, delle riconferme, e invece in qualche modo, insomma, ci sono degli affezionati, ecco, a Giorgia, che mi hanno anche stimolato, ecco, a continuare a scrivere di lei. E devo dire che è piuttosto facile per me scrivere di lei, al di là così delle ricerche che noi facciamo quando dobbiamo scrivere un noir, per non insomma, per rimanere un po' sul pezzo anche delle cose un minimo tecniche, e quindi e quindi avvalendoci magari anche di qualche specialista, no? Anche se io non sono una che indulge in descrizioni autoptiche, cose di questo genere, però insomma via via mi piaceva affrontare sempre dei temi sociali, e quindi mettere Giorgia un po' al centro di una città in perenne trasformazione, e dentro un flusso. Poi i romanzi sono nati con un io narrante, per cui era molto, cioè il flusso di coscienza è stato inevitabile, e questo ti permette anche di fare delle riflessioni, no? Che sono di Giorgia, ma che sono anche mie, quindi lei in qualche modo è un esistenzialista e io ho sempre giocato a infrangere delle regole, le regole del genere. Ho fin dall'inizio mischiato, no, dei generi letterari tra loro, non mi sono mai basata, ecco, diciamo, su delle regole basiche del giallo. Forse non sarei stata neanche capace di scrivere thriller o polizieschi, diciamo, in senso canonico, e quindi sono sicuramente dei romanzi atipici, dove la trama gialla non è la cosa fondamentale, non è quello che ti trascina dentro o che ti porta appunto a leggerlo con anche con la suspense, perché non
non gioco su quello, anche se il mistero c'è, c'è un enigma che comunque va risolto, eccetera. Però la cosa importante è lei. Ecco, questi romanzi senza questo personaggio femminile non esisterebbero. Però grazie, devo dire, io sono molto critico quando leggo libri gialli, thriller, eccetera, e invece devo dire che i tuoi c'è la suspense e c'è la ricerca da parte del lettore di cercare di anticipare, di capire che cosa può essere il mistero, il depistaggio, cioè i canoni del giallo che tu dici che non osservi, in realtà ci sono tutti. Io so che magari, non so se questo ti fa piacere o no, magari tu volevi dire no, io non ho scritto un giallo. Però in effetti io devo dire, leggo tante porcherie in giro di gente che pensa di scrivere gialli e scrive cose che in realtà non hanno nulla di quelle che sono le regole di questo tipo di letteratura, invece tu non sbagli, ecco, ci sono chiaramente, oltre a questo tu poi giustamente, come stai dicendo, ci metti anche l'aspetto dello spaccato di vita sociale attraverso le vicissitudini e i racconti che emergono da quello che succede a Giorgia e alle persone che le stanno intorno. Infatti in questo romanzo, io mi ricordo che negli altri, ad esempio, avevi affrontato, come ricordo bene, il problema degli adolescenti, dei giovani, la violenza. Questa volta affronti una cosa molto interessante, che è diciamo l'aspetto delle persone definite stalker, cioè quelli che sono ossessionati da una persona e quindi di fatto praticamente seguono questa persona in tutto e per tutto, e spesso la loro ossessione, sia attraverso i social, sia attraverso proprio fisicamente, si traduce anche in episodi di violenza. Però tu hai detto, mi sembra, che una stalker donna, come è quella del tuo romanzo, è meno pericolosa di uno stalker uomo. Ecco, adesso io non vorrei entrare in una classifica, perché effettivamente purtroppo abbiamo un esempio anche freschissimo di quel ragazzo di Lecce che ha massacrato questa coppia, era ossessionato dalla loro felicità e quindi senza, poi tra l'altro, un motivo reale, non è nemmeno che avesse né un interesse tipo ossessivo nei confronti di lui o di lei, però non sopportava la loro felicità, almeno così dice, e li ha uccisi. Ecco, ed è estremamente pericoloso e si è visto. Tu dici invece una stalker donna, sì, può essere opprimente, può essere fastidiosa, può creare del disagio, però non è pericolosa. Ma perché? Per me era molto una piccola parentesi a proposito di, non si dovrebbe parlare in maniera, diciamo, ridanciana di un omicidio terribile, però ieri il mio ex storico ha detto: a te non ti uccideranno mai perché non sei mai felice. E quindi questa cosa mi ha messo in qualche modo, mi sono sentita salva. A parte questo, per me era molto stimolante l'idea di mettere una stalker donna, proprio perché intanto sono numericamente poche, non sono tantissime, e quasi sempre nella maggioranza dei casi una stalker donna non diventa eccessivamente violenta, può diventare eccessivamente molesta, ma diciamo che la violenza è prettamente di matrice maschile in questi casi, almeno io da quello che ho studiato, dalle ricerche che ho fatto e anche dai casi, diciamo, proprio di cronaca, nel senso anche da statistica, ecco. Però in questo caso ovviamente io non parlo di una stalker che rivuole indietro un fidanzato o che si è innamorata di qualcuno e lo sta perseguitando, almeno non solo di questo, cioè
il personaggio di Adele nasce come una fan e quindi come una persona che ha semplicemente confuso il personaggio con la persona, no? E quindi si è invaghita in maniera ossessiva, in maniera maniacale, di qualcuno che ha sfiorato la sua esistenza, ma che resta comunque, come dire, un puntolino su un palcoscenico, no? E un artista che lei crede di conoscere, ma che in realtà, di cui in realtà non sa nulla. E quindi mi piaceva molto lavorare sulla, come dire, sulla soppressione della realtà, no? Quando proprio, e anche sull'infantilismo della nostra società, per cui innamorarsi, cioè raggiungere questi gradi di fanatismo e di innamoramento rispetto a una star, a un personaggio famoso, eccetera, in qualche modo ci riportano nella cameretta, no? Con il poster, con la gigantografia del nostro idolo. E quindi in una società che è, come dire, negli ultimi decenni c'è stato proprio un crescendo di fame, di visibilità a qualunque prezzo, in qualunque modo, no? Questa sorta di questo tentativo di emulare o comunque di non più di invidiare o come quando si sfoglia un giornaletto di gossip, magari la vita dei più ricchi, dei più fortunati, ma proprio quella di come dire, sostituirsi a loro e quindi in qualche modo pretendere una propria fetta di notorietà. Anche solo magari appunto affiancandoli, rasentandoli o diventando i loro più grandi fan e anche il loro più grande incubo. La vittima di questa Adele, della stalker, è un artista, un musicista che però ha dei grossi problemi. Ecco, anche nel descrivere questo personaggio, io ho rivisto, a parte, diciamo, dei personaggi che magari io e te possiamo conoscere, che non diciamo, ma insomma, è una figura anche lui molto interessante, secondo me, perché anche attraverso la sua descrizione tu racconti quello che è forse il mondo delle star dalla parte opposta, cioè dalla parte personale, vista dai problemi che uno può avere nel momento in cui ha raggiunto magari un successo apicale e poi inevitabilmente è iniziata la discesa, una discesa che ormai non si può più fermare, ma non riesce a fare i conti con questa situazione. Com'è questo? Cioè, è una vittima, ma al tempo stesso è una vittima anche di se stesso, questo personaggio, giusto? Sì, totalmente. Infatti poi Giorgia inizialmente è molto sarcastica con lui perché giustamente si chiede ma perché un uomo che comunque ha avuto, è celebre, ricco, cioè, gli sembrano le lamentele di un narcisista. In realtà col personaggio di Furio Salvadei a me piaceva riflettere, no, su quello che è il culto del successo e di quanto difficilmente riusciamo a vedere oltre la superficie e quindi, come dire, il malessere che si può creare in questa illusione, no, di arrivare in cima a qualcosa che poi in realtà è sempre il famoso masso che tu rotoli in avanti e indietro perché non c'è mai una stabilità o comunque un raggiungimento di un traguardo che sia definitivo. E quindi questa, come dire, questo disincanto anche, no, rispetto a quello che noi crediamo sia così la felicità del successo. Non è così. Furio Salvadei è lì con i suoi 50 anni,
ovviamente le sue scivolate, le sue cadute, con le sue alterazioni chimiche, perché comunque è un uomo fragile che ha bisogno anche di sostegni, è un uomo non riuscito sentimentalmente, che si ritrova con un manager che gli chiede come dire, di rinnovarsi, di stare al passo coi tempi, di cantare magari le canzoni scritte da giovanissimi usciti da qualche reality show, e quindi si trova, insomma, magari in un limbo in cui tu credi di avere una carriera per le mani, e in qualche modo invece ti accorgi che per mantenerla, no, devi scendere continuamente a dei compromessi, no? Dove la tua vera vena o il tuo vero talento in qualche modo si perde, si frantuma. E mi piaceva raccontare un personaggio che, diciamo, ha l'ambizione del successo, più ambisce al successo e più perde il proprio talento o comunque la propria identità di artista, sacrificando proprio, diciamo, un credo, perché poi una vocazione è una forma di fede, no? E quindi troppi compromessi gli hanno compromesso la vita. Ecco, anche questo è un ragionamento un po', diciamo, esistenziale, però è un po', come dire, la cifra di tutti i romanzi di Giorgia, senza volere fare dei voli pindarici o della psicologia, però è sempre comunque, riguarda sempre il mio sguardo sul mondo, lo sguardo di Giorgia in tempo reale su una società in trasformazione. Io il mondo discografico lo conosco bene, quindi ho scelto un cantante proprio anche per quello, perché in qualche modo, insomma, conosco le dinamiche della discografia, di quello che significa appunto i concerti, i dischi. Non era difficile per me identificarmi o comunque trovare, insomma, del materiale, ecco. Immagino. Però tu hai parlato che questo personaggio, hai definito questo personaggio sentimentalmente non risolto. Se c'è un Sì. personaggio che non è risolto, è Giorgia. C'è ancora questo tira e molla con il poliziotto Bruni, che veramente, cioè, da un lato non si sa più se sperare che si rimettano insieme o che si mandino definitivamente al diavolo. Perché, no, è chiaro, è anche la bellezza di Vittorio Mandi, è proprio questo rapporto che continua, ma chiaramente poi siamo sempre lì, ecco, c'è una speranza. Guarda, una cosa che mi ha fatto piacere oggi è stato leggere un post di Vincenzo Mazzaccaro che diceva questo libro è pieno di solitudine. Sono pagine di solitudine. Effettivamente Giorgia ripercorre, no, tutte le strade del centro storico, i locali dove si bevono gli aperitivi, queste sere bolognesi, no, piovose, un po' decadenti. E io penso che Giorgia sia un personaggio che ama troppo la solitudine per scommettere al 100% una relazione. Non è solo una questione di paura di essere ferita, di essere abbandonata, ma proprio il fatto di, per me è molto bello raccontare, anche perché ovviamente mi immedesimo, raccontare una donna di 50 anni ormai, e anche passa perché è nata con me nel 2004, ne aveva 38, quindi insomma in qualche modo è invecchiata con me, e come si pone davanti ai sentimenti a un'età in cui insomma delle mazzate se ne sono prese e ci si è in qualche modo abituati anche a fare i conti con la vita da soli, no?
per cui lei è sempre attrezzata, in qualche modo una che veramente ha affinato le sue tecniche difensive, quindi sa cadere in piedi. Però è anche una che, messa alla prova, scommette ancora, e Luca Bruni era la sua scommessa, anche se con tutti i dubbi e le prudenze di un'età complessa. Lui la lascia per tornare dalla moglie, e credo che Giorgia sia il perfetto esemplare dell'amante. Ma non tanto perché le piace essere la seconda, ma perché in qualche modo la sua solitudine, il suo senso di solitudine, il suo odio amore per la solitudine è diventato una specie di partner, di accompagna. C'è una canzone di Barbara che amo molto, sulla solitudine. Che dice la ritrovo sempre sui gradini di casa, cioè è una cosa che proprio fa parte di lei. Mi piace immaginarla un po' sola, un po' chandlerianamente sola, la Chandler, un po' alla Philip Marlowe, perché poi in fondo lei nasce dal mio amore per Philip Marlowe, per questo. Chandler lo definì, cioè gli fece dire: noi duri in fondo siamo dei sentimentali senza speranza, no? Mi piaceva che anche lei fosse sempre lì, sul punto di lasciarsi andare, e che poi ci fosse qualcosa di più forte, di resistente, che fa sì che poi lei continua in qualche modo la sua passeggiata solitaria. È proprio una sua caratteristica. Eccola. C'è la pagina giusta da leggere qui dopo Ok. questa. Allora, la Giorgia è a cena con un amico e parlano di tutto e allora aspetta. Dice: aspetta, questo è Johnny, l'amico di un amico di Giorgia, sono a cena fuori. E qui parla Johnny. Aspetta, forse non hai capito. Mi piace stare con Milena, mi piace guardarla mentre cucina o legge seduta in poltrona. E a volte mi sento ricompensato perché so che non sarò solo. Cenerò con lei, andremo a ballare o guarderemo un film alla TV. Forse lei è il premio dopo una vita di turbolenze e di un paio di folli passioni travolgenti. Ma l'amore è un'altra cosa. Lo pensa anche Milena, pur senza rimpianti. Quasi strillo, che cos'è? Sorride. È quello che ti fa tremare le gambe, che ti incendia le pareti dello stomaco. Hai un desiderio dell'altro che non ti dà tregua. Non te ne frega niente se il mondo crolla, se la destra vince le elezioni. Non puoi simulare. Sei sempre un naturel. In parole semplici, ti sei innamorato. E quando succede, Giorgia, è bellissimo, è tremendo, è irripetibile. Anche Milena lo sa, anche lei l'ha vissuto, anche lei se lo ricorda. E non è che non ci amiamo di meno per questo, ma è un'altra cosa. Gonfio le guance, faccio uscire l'aria lentamente. Johnny si pulisce la bocca con il tovagliolo. Che stupido il tuo Bruni. Aveva te per le mani, un po' di gioie nuove, ed è tornato dalla moglie come da un tic, da una malattia psicosomatica. Ride svogliato, abbandonando il tovagliolo stropicciato sul bordo del piatto. Incontrare qualcuno a 50 anni è una fortuna. Farci l'amore è una fortuna, ma lui deve essersi cagato addosso dalla paura. Mi perdo a guardare fuori, oltre la vetrata, con gli occhi improvvisamente velati, assonnati, come se non dormissi da secoli, mentre sento la voce di Johnny ordinare una mousse di yogurt alla prima cameriera. Mi fa male, molto male, riconoscere che il mio amore per Bruni è stato da un'altezza da cui non sono mai precipitata. Avevo già preventivamente preparato un materasso su cui atterrare in caso di salto nel vuoto. Mi ero già armata di controindicazioni e non gli ho mai chiesto di fare insieme un impavido tuffo nell'ignoto, di quelli che vada come vada, ci romperemo le ossa, la testa, non ne usciremo vivi, ma che cazzo importa?
ed è, mentre rifletto sulle assurde questioni metafisiche, che Adele Fossan fa la sua apparizione dall'altra parte della strada. Lontana, nervosa, cammina reggendo una busta di plastica da cui spuntano cespugli di sedano e cipollotti. Pochi passi prima di fermarsi davanti al portone di legno di un palazzo d'epoca, infilare la chiave nella toppa ed entrare nell'androne. Sono assolutamente sicura che sia lei. C'è un solo problema: non è bionda, è castana. Per cui, mentre lei riflette sull'amore, questa stalker, che come tu dici, le donne sì, non fanno male, perché una che va con la busta di plastica dove spuntano sedani e cipollotti. Beh, vorrei ricordare Attrazione Fatale, così a un passante. È un'altra cosa, è un romanzo. Era Glenn Close, non andava in giro con i cipollotti. Sarà andata a fare la spesa anche lei ogni giorno. No, la Glenn Close, ma manda qualcun altro a fare la spesa. Volevo dire, tra l'altro, quando tu, grazie, dicevi le atmosfere su cui si muove Giorgia, sono effettivamente molto marloviane, cioè molto chandleriane, anche come descrivi la città, come descrivi lei che si passa da un bar all'altro, fuma, piove, è di notte, insomma c'è proprio questa situazione che uno rivede dai romanzi di Chandler. E questo mi dà l'occasione per chiederti, tu sei stata una delle prime, se non la prima, a introdurre nei romanzi la figura femminile come investigatrice. Non hai scelto di non fare la poliziotta, ma è comunque una che segue le sue indagini, deve scoprire un mistero, una verità, eccetera. E poi piano piano sono venute fuori queste, mentre parlavamo di Marlowe, era classico l'investigatore uomo o il commissario o il poliziotto, eccetera. Sì. Poi c'è stato un proliferare di donne poliziotto, donne commissario, donne investigatrici private poche, però insomma la figura femminile è diventata main character, cioè il personaggio principale dei romanzi di genere. Però poi ho notato che erano molti anche gli uomini che mettevano la donna come poliziotta nei loro romanzi. Allora, secondo te, tra tutte le donne poliziotto o investigatrici o commissario che ci sono in questo momento nel panorama letterario, parliamo quello italiano, ma possiamo anche allargare a quello straniero, cioè quando è uno scrittore, un uomo a crearlo, La descrive in modo diverso da come la crea quando descrive una donna. Io sento un disturbo sotto, spero che la domanda sia arrivata. Non so assolutamente. Quando la poliziotta descritta da un romanziere uomo è diversa dalla poliziotta descritta da un romanziere donna, e se sì, in che modo? No, dipende, secondo me, dipende da quanto l'autore o l'autrice scavano in profondo, nel senso che si può rimanere in superficie in ambo sessi, cioè nel senso che non... io devo dirti la verità, forse... Giorgia è nata anche perché leggevo dei gialli scritti da uomini che dove le figure mi sembravano sempre molto stereotipate, poco realistiche, così delle pennellate un po', quindi insomma la femme fatale, la donna di facili costumi, la furba, la scaltra, la bellissima, per cui è ovvio che Giorgia è stato un personaggio di rottura, perché arrivava lì con le sue borse sotto gli occhi, senza essere una bellona,
con un'anima anche ferita, però autentica, ecco, nel bene e nel male, molto autentica. E devo dire che ovviamente sapevo di cosa scrivevo. Non voglio dire che un uomo non avrebbe potuto fare altrettanto. Io penso sempre che, e non lo dico io, cioè che l'arte, le forme, comunque l'espressione è androgina. Noi abbiamo questa capacità, ma anche questa bellezza di poter immedesimarci in cose, persone che non siamo, no? E che forse non saremo mai, e quindi di in qualche modo come un attore che entra in un ruolo, che deve interpretare altro da sé. Per me ovviamente identificarmi in Giorgia era facile, probabilmente mi è più difficile identificarmi in personaggi maschili. Non so se avrei scelto un investigatore uomo in prima persona come voce narrante di un mio romanzo. Posso dire che alcune cose continuano a infastidirmi quando le leggo, ma se parliamo del contemporaneo, che ha fatto sì che sono cambiate molte cose, e quindi anche l'immagine, la realtà delle donne, che si sono prese giustamente più spazio, con tutte le loro contraddizioni, con tutte le loro libertà, e anche con le loro somiglianze con l'uomo. Io certe volte mi ritrovo dei lettori che mi dicono: io sono un uomo e mi identifico in Giorgia, mi fa piacere, però ritengo che comunque donne e uomini siano diversi, e quindi, come dire, rivendico la diversità di Giorgia rispetto a un uomo. E per me questo che è la cosa più importante, ma non perché sia più sensibile, più materna, o perché una donna sia, come dire, più empatica, facilitata a risolvere magari delle questioni psicologiche più complesse, eccetera. Dico però che ci sono delle differenze. Poi, appunto, amando Marlowe, amando un tipo di investigatore così, cioè sempre un po' ammaccato, ma non in maniera come finta, non in maniera... mi piace tutto ciò di letterario, sia nel maschile che nel femminile, che mi arriva vero, in cui posso dire: cavolo, questo personaggio potrei incontrarlo oggi per la strada, c'è, lo riconosco. Tutto il resto sono, come dire, dei divertissement da chi usa il giallo, secondo me, appunto, in maniera molto commerciale, cioè non senza nessun tipo di scavo, cioè solo per raccontare magari una trama gialla. Tutto il resto, secondo me, invece è predisposto a raccontare l'umanità delle persone, e quindi in questo senso non vedo tante differenze tra un personaggio femminile e maschile. Ci sono, ma sono meno scoperte, cioè in qualche modo si è arrivate a una certa uniformità in cui i sentimenti, i comportamenti sono similari nell'uomo e nella donna. E quindi avverto questo sforzo anche nella letteratura di genere scritta dagli uomini. Cioè penso che ci siano stati dei miglioramenti in questo. Meno male. Senti, Ornella, dai, dimmi. Hai chiuso il microfono. Non sentiamo. Eccomi. Ecco. Come si fa? È già tranquilla, fatto. Tranquilla, ti ho mutata. Ti sentiamo. Ah, che spavento, perché magari ho cacciato qualche cosa. Accidenti, volevo dire una cosa e non me la ricordo più.
Allora, intanto io vi dico che siamo internazionali, nel senso che ci si stanno seguendo da Messina, da UK e dall'Argentina. Le nostre amiche argentine. Viva le argentine! Quindi siamo in tutti i continenti, quasi. Bellissimo, bellissimo. No, quello che volevo dire è che non mi ricordo più, peccato, perché era una cosa importante. Mia mamma direbbe, si vede che non era molto importante, se non te la dico. Ecco, vabbè, niente, volevo fare una domanda veloce sempre sulla questione femminile, no? Partendo dal fatto appena successo di questo congresso sulla bellezza, dove si sono dimenticati di invitare le donne, cioè qualsiasi tipo di donna non è stata invitata, forse una, due, e la scusa è stata perché sono state invitate le donne, ma noi donne, essendo fifone, avevamo paura del Covid, per cui non siamo andate, perché non si sa mai. Fa niente se il giorno dopo la Murgia con la Valerio hanno intrattenuto una piazza pienissima di donne in alternativa. Volevo chiederti quanto è difficile essere una donna che scrive anche gialli, perché tu non scrivi solo gialli, tu sei una di quelle donne completa, tutto tondo, una donna quasi rinascimentale, perché fai tutto. Però il mondo del giallo è un mondo, secondo me, ancora abbastanza maschile, da qualche anno che c'è qualche cosa che esce fuori, però è un mondo assolutamente maschile. Io devo dire che faccio chapeau a Stefano Tura, che nel suo festival fa le cosiddette quote rosa, 50-50, siete sempre da una parte, cioè dove c'è un uomo c'è un'altra donna, ma forse, posso dire, è uno degli esempi rarissimi. Allora, come tu vivi... Sì, ma Stefano è anche attento quando nei suoi libri cicca dei personaggi femminili, fa attenzione. Sì, anche perché so che poi appena li leggi mi bastoni, quindi devo fare... ogni volta che scrivo dico tanto grazie, cosa direbbe? Come... Vabbè. No, com'è, ti sembra? Sembra che ci sono delle cose che stanno andando meglio, delle cose che stanno andando peggio, cioè... Com'è secondo te scrivere gialli da donna? Ma guarda, come diceva prima Stefano, io sono contenta, per esempio, di essere stata un po' la apripista di una narrativa di genere al femminile, nel senso che poi ce ne sono molte di più di quando io ho cominciato ad approcciarmi a questo genere. C'erano Poliziotte, c'era Grazia Nigro inventata da Lucarelli, c'erano romanzi noir scritti da donne, ma non c'era un personaggio identificativo come appunto un detective privato, no? Dopo ci sono state, insomma, c'è stata una fioritura in questo senso che ovviamente a me ha aperto il cuore, nel senso che mi rende molto felice. Poi ovviamente dipende anche dai risultati, insomma, non è che per forza io devo ammirare più il libro di una donna o di un uomo, cioè non faccio queste differenze da lettrice, ecco. Certo. Però ne sono contenta e per risponderti, la cosa lì del Festival dell'Eros e della Bellezza non poteva che trovarmi, in disaccordo assoluto, nel senso che io ho sentito anche altre dichiarazioni che erano ben peggiori, insomma, che non si erano trovate donne all'altezza o cose di questo genere. Mamma mia. Per cui questo lo trovo estremamente grave. Ma trovo anche grave il contentino di ficcare una donna su 12, cioè se è un contentino. Non si può fare, cioè
io lo dico, non è un segreto, cioè io credo che siamo molto lontani, no, da quello che diceva Marx sul progresso di una società basato sul ruolo della donna in quella società. Ci sono state anche proprio dei regressi piuttosto vistosi in questo senso. E poi sarebbe lungo spiegare da 30 anni di palinsesti televisivi, la sottocultura che ha imperato, il corpo della donna, insomma è un discorso complesso, però questa recrudescenza maschilista io la sento, la avverto senza vittimismi, però c'è, secondo me è un dato oggettivo. Poi che questa cosa passi all'interno di ambiti, diciamo, culturali, fa male. Esatto. A me fa male che gli scrittori invitati siano andati. Non solo ci siano andati, ma dicendo la prossima volta mi farò dire se nell'elenco degli ospiti ci sono anche donne. Cioè, diciamo che la verità è che poi si va in questi consessi per un sostanzioso gettone di presenza. Diciamo che ci sono autori mainstream che sono legati ad agenzie e insomma i soldi che circolano sono necessari a tutti, assolutamente, però che sono un bel, come dire, una bella ragione, no, per poi presenziare, non solo così parlarsi addosso, raccontare la propria erudizione in materia, ma c'è anche proprio un, come dire, un motivo più basso, no? Però sicuramente, come dire, importante, che è quello di vivere anche di cultura. Certo, se andiamo avanti così, se non si dice mai di no, se non si prende posizione, continuiamo sempre con questa cultura compromissoria e con questa mancanza da parte di molti uomini e anche alcune donne, questa mancanza di attenzione verso l'altro, verso il collega, verso e quindi non è più uno scambio, non è più un aiutarsi vicendevolmente, non c'è il sostegno, eccetera, ma solo il, cioè, vado io, passo io, e sempre tornare a questa sorta di narcisismo micidiale in cui è un po' intrappolato il mondo in questo momento, anche negli ambiti artistici o culturali, in cui si è assottigliato lo spazio, la torta è sempre più risicata e alla fine ci si tuffano i pochi, uomini o donne che siano, a maggioranza uomini, in quello che in quella che è l'offerta, ecco, diciamo così. Io penso questo. Io devo dire che nelle tre edizioni di festival che ho organizzato in questi ultimi 3 anni, compresa l'ultima che è stata ridotta per motivi legati ai problemi sanitari, nelle varie serate, le serate, diciamo, più riuscite, cioè i personaggi che sono usciti sempre meglio nel confronto del rapporto con il pubblico, della presenza, sono state molto di più le scrittrici degli scrittori, perché erano più vere, mentre molti scrittori erano, e lo dico molto chiaramente, non ho problemi a dirlo, erano troppo presi da loro stessi per poi risultare in comunicazione con il pubblico e con i lettori. E mentre le scrittrici, forse perché magari, come capita purtroppo, spesso non vengono invitate, quindi diciamo hanno anche meccanismi già collaudati nel rapporto con il pubblico e quindi sono molto più sincere e molto più dirette. E la cosa bella è che poi il pubblico ripaga queste cose. Io devo dire, ed è una notizia di poche settimane fa, che grazie a Verasani, con il libro di cui stiamo parlando oggi, è il libro più venduto del festival di quest'anno. Quindi ma dai! E quindi... E, cioè,
quest'anno hai fatto veramente il botto. Tu considera che quest'anno forse i numeri saranno leggermente inferiori, ma non è detto. Noi calcoliamo nell'arco dell'anno, perlomeno dei 8-10 mesi dal festival in avanti, diciamo la libreria che affianca Cesenatico Noir vende circa 700 libri, quindi legati al festival. Quindi non sono numeri per l'Italia, non sono sicuramente numeri bassi. Magari. Diciamo che ormai ha già vinto, diciamo quest'anno ha già vinto, grazie. Ah, Stefano, devi richiamare. Sto dicendo tutto questo perché non ti invito più, capisci? È per questo. La bolletta. Dire due cose legate proprio alla libreria. Innanzitutto oggi io ho un cliente, cioè non tanti, però questo è particolare, Don, che è un signore che vive a Cambridge e ha un gruppo di lettura e io sono la sua libraia da 20 anni, per cui siamo un po' cresciuti insieme. Io sono lievemente più giovane, lievemente. Lui ormai arriviamo agli 80. Per cui lui ha ordinato per il suo gruppo di lettura Quo Vadis Baby. Per cui che bello. Tu immaginati che questi ottantenni adesso si ritroveranno e loro mi hanno detto che hanno una casa grande per cui puoi invitare le persone, si possono ancora incontrare. Infatti sono 6, per cui ci stanno giusto. E poi volevo dire questa cosa che sicuramente non ci ascolta adesso, ma ci ascolterà dopo. C'è una mia cliente che è sempre venuta a tutte le tue presentazioni, si chiama Nadia, e in questo momento, oltre ad aver ordinato tutti i tuoi libri, sta leggendo alla sua mamma, che non sta tanto bene, che però è così, sta leggendo Quo Vadis Baby. E leggono insieme tutte le sere, e secondo me è una cosa meravigliosa. Ma certo che è meravigliosa, sono le cose che ci fanno continuare a scrivere. In un certo senso voglio dedicare a te questa serata, che leggi tutte le sere alla tua mamma Quo Vadis Baby. Sono chiusa in casa perché la mamma è molto fragile con Covid, non può uscire, e lei si è chiusa in casa con la mamma, per cui questa è una cosa Provo a dire bellissima. Posso aggiungere io una cosa, che quando sono in libreria devo dire che i tuoi libri, grazie, ce li chiedono in tanti, ma non solo gli italiani, cioè, che vabbè, ovviamente è un po' più, non voglio dire scontato, però me lo aspetto, ma pure gli inglesi, e io trovo bellissimo, ti giuro, li dovresti sentire quando arrivano e ti dicono vorrei, grazie, very sunny. Te lo giuro, è stupendo, cioè te lo dovrei registrare. Quanto è bello. Grazie, very sunny. Sono dolcissimi i nostri clienti, i nostri studenti, sono carinissimi. Grazie, ma che meraviglia. Allora, direi che possiamo concludere la serata. Io però a questo punto voglio approfittare di una cosa. Devo approfittare di una cosa perché ho qui Stefano e Grazia, che penso siano stati tra gli amici più cari di Ezio Bosso. Fateci due parole, un ricordo, perché devo dire questo, Ezio amava venire alle mie presentazioni, non ho mai capito, nel senso che a volte mi diceva, perché poi me ne diceva di tutti i colori, chiaramente. E a volte diceva anche, io vengo alle presentazioni perché ci sei tu. Dico, beh, questa è una cosa molto bella. E per cui a me piacerebbe molto, cioè la libreria è stato un luogo dove Ezio veniva e sono sicura quando stava a Londra, quando poteva venire, si sentiva a casa in libreria proprio. Mi piacerebbe che, ecco, da voi che siete stati veramente gli amici di Ezio, un ricordo per concludere questa serata con una cosa bellissima come è stato Ezio. Stefano. Ornella, perché cosa chiedi? Ma anche perché io non mi sono quasi imposto di non parlare quasi mai pubblicamente di Ezio, perché no,
ma un ricordo. Sì, non perché, per carità, cioè, ma ho avuto un rapporto di un certo tipo, molto intenso con lui, e quindi, essendo comunque lui un personaggio pubblico che tutti conoscono e di cui tutti parlano, mi risulta sempre un po' difficile parlare di Ezio, perché io conosco un Ezio che sicuramente è diverso da quello che conoscono gli altri, e che probabilmente Grazia invece conosce. Tra l'altro ci siamo incontrati assieme proprio a Cesenatico. Ma io dico solo una cosa che ho detto ieri a Grazia, che Ezio va e viene nella mia mente, nel senso che delle volte mi rendo conto che non c'è più, e la cosa quasi mi meraviglia, mentre per la maggior parte dei miei giorni penso come se ci fosse, che in qualche modo, ecco, adesso poi Ezio lo pensa in questo modo, se scrivo questo poi lui dice questo qui, mi confronto con lui, cioè, vi dico una cosa molto personale, cioè mia mamma è mancata un anno fa più o meno, e mia mamma è sempre con me. Ezio c'è e a volte non c'è, nel senso che faccio fatica delle volte a rendermi conto che non ci sia più, a volte invece vedo che non c'è più e mi manca molto la sua assenza, le sento molto la sua assenza. E penso che sia tipico di Ezio, perché Ezio era quello che era capace di stare, di darti tutto. Mi ha scritto le musiche dei miei book trailer, mi faceva da mangiare delle volte, poi si arrabbiava se io non mangiavo, chiaramente stavamo a telefono delle ore, e poi invece delle altre volte spariva e passavano settimane e giorni che non c'era più, e continua a fare questo. Ad esempio l'ultima volta che ci siamo visti è stato appunto quando siamo andati con Grazia a registrare la puntata di Natale della sua trasmissione sulla musica con la sua orchestra, e a Viterbo, e non ci sentivamo da quasi 2 mesi più o meno, e poi mi arriva la telefonata: vieni a questa trasmissione, ci tengo tantissimo, assolutamente devi venire, voglio che tu venga, eccetera, eccetera. E una cosa completamente inaspettata, ovviamente non pensavo che pensasse a me per questa situazione, perché lui era così, e quindi è ancora così, quindi significa che non è cambiato niente, voglio dire, l'unica cosa che mi manca è che il prossimo libro il mio prossimo libro che uscirà, di solito la prima cosa, poi ne parlavo con lui, anche nel momento stesso in cui scrivevo il libro mi confrontavo con lui, che lui mi diceva spesso: ma questo toglierlo, questa è una cazzata, questa non è, eccetera, eccetera. Quindi era anche perché tu Ornella l'hai conosciuto, Grazia non ho bisogno di dirlo, cioè Ezio riusciva a essere anche molto severo e molto tosto quando esprimeva i suoi giudizi, quindi sicuramente il Ezio che abbiamo visto poi nell'ultima parte era un Ezio che parlava di gioia, di felicità, di musica, ma noi conosciamo anche l'Ezio che sapeva essere bello severo, che era il suo bello poi anche, il fatto di avere questo rapporto forte. E per me Ezio è ancora così, è una persona che io non riesco a parlarne al passato, perché per me Ezio è ancora lì, che ogni tanto mi cazia, ogni tanto sparisce, ogni tanto c'è e ogni tanto invece non c'è. Sì, è così. Stefano ha detto tutto, nel senso che è una presenza ingombrante tutt'oggi. Io ho dovuto cambiare anche la suoneria del telefono, perché avevo il suono, no, dei WhatsApp, e veramente mi aspettavo sempre, sentivo questo suono e c'era un messaggio di Ezio, e perché non fai fatica a capire che non c'è più una persona così, un trasporto così eccezionale, no? e quindi, insomma, tutti noi stiamo ancora lavorando su questa assenza, perché
Ezio, oltre a essere un uomo con un talento mostruoso, e penso che E certo. le composizioni, le sue sinfonie resteranno, io ne sono certa, nonostante viviamo in un mondo così di oblii, però averlo conosciuto in privato, io poi l'avevo sfiorato con Quvadis Baby quando lui fece la colonna sonora del film per Salvatores, e poi inseguito, grazie a Stefano, cinema in cui doveva esserci a Londra e poi non c'era, e poi finalmente quando l'ho conosciuto è stato come. Però ha ragione Stefano, cioè lui riusciva anche ad essere estemporaneo, avevi sempre la paura di non avere con lui raggiunto un'intimità, quando poi invece lui era il primo a credere nella solidità del legame. Eri piuttosto tu a vederlo così andare e venire, ma lui era sempre sicuro. E, io devo dire che è stato forse sì, è stato un incontro unico e irrimediabile, nel senso che mi ha cambiata ed è molto difficile, è difficile. Si va avanti, io sono molto felice quando vedo Stefano o altre persone che erano legate a lui. Ieri sera, beh, ho visto il suo cane, Ragù, e devo dire che ogni volta mi sento a casa, perché vedere le persone che lo hanno amato, che è un po' come averlo ancora qui. Certo, grazie, è stata proprio una cosa bellissima che avete detto. Io, giusto per finire con un sorriso, vi dico, la prima volta che venne in libreria Ezio Bosso era perché doveva prendersi un pacchetto lasciatomi da Paolo Fresu, che aveva fatto una serata da me il giorno prima, una bottiglia di Mirto. Per cui io avevo questo pacchettino, deve arrivare sto Ezio Bosso, dico vabbè, arriverà sto Ezio Bosso, arriva dentro, mi guarda e mi dice: io qui dentro non metterò mai più piede. Dico, ma come? Cioè, mi ha detto, voglio... Era ancora il stesso in corte, nella prima libreria. Così, perché hai questo? E indica il manifestino dello spettacolo di, lo dico il nome? Va bene. Di Giovanni Allevi. Mi ha detto: o lo togli o non vengo più. Io ti giuro che non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Io sono, sai quelle cose che tu non sai che cosa dire, no? Perché volevo, dico, boh, cioè, ho balbettato, gli ho dato il suo Mirto e poi è andato. Poi dopo tornato tante altre volte, tra cui la mitica volta che venne con la, aspetta, come si chiamava? L'ex stilista di Valentino. Era una sua amica. Come si chiamava, Stefano? Ma non è la figlia di Facchinetti, no? Sì, allora, questa, scusate, la devo raccontare perché è troppo bella. Così finiamo con una grande risata. Allora arriva con questa bellissima ragazza, tutta elegantissima, bla bla bla, e me la presenta e lei mi dice, e gli dico: cosa fai? No, e lei mi dice: lavoro, ho lavorato da Gucci, ho lavorato da Valentino, adesso sono tipo in cerca di lavoro. Io avevo un po' bevuto, era una serata un po'. Le dico: sei senza lavoro, vieni con me. L'afferro con la mia mano sul suo braccino esile e la trascino da una mia amica, la mia amica Patrizia, e le dico: Patrizia, tu che conosci tutte le boutique, capendo che lei era la commessa di questi negozi, non è che tu conosci qualche posto dove lei può cercare lavoro che non sta lavorando? La mia amica, che è una conoscitrice di stili, di cose, la riconosce immediatamente. Era la stilista di Valentino e di Gucci, no? E mi fissava. A questo punto, se lei se ne va, e la mia amica poi mi dice: ma sei scema? Questa era la stilista. Al che io poi vado da Ezio, gli dico: Ezio, scusami, ho fatto una figura tremenda.
l'ho scambiata per, pensavo di aiutarla a cercare lavoro. Ezio, mi ricordo, mi ha risposto: lei l'ha trovato molto refreshing. E con questo ricordo, perché Ezio è stato carinissimo, perché ha capito che io proprio avevo fatto una figura di M, come si dice, con la povera stilista di Valentino. Vabbè, ragazzi, allora riprendiamo un attimo in mano. Dove ho messo il libro? Ce l'avevo in mano un secondo fa. Eccolo. Allora, a tutti, ragazzi, comperatelo. Comperatelo, leggetelo, perché è un libro veramente da leggere. Con questo io ringrazio tantissimo Stefano di essere stato. Grazie, Steve. Grazie a voi, è stato un piacere. Anche perché che porti le donne ai tuoi festival e non ci dimentichi negli angoli. Vedrete il prossimo, vedete come sarà il prossimo, se riesco a farlo, chiaramente, però se ci riesco. Ma no, ma certo. Allora, innanzitutto Martina, bravissima, te è una grande regista, proprio è la nostra Martin Scorsese di Facebook. E grazie, cosa dire, grazie. Grazie. Ciao, Ornella. Ti voglio bene. Anche io. E ci rifaremo, ci saranno altre giornate, ci saranno altri libri, ci saranno altre presentazioni. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, saluto le amiche argentine. Amiche argentine, questo è un libro per il vostro gruppo di lettura. Lo vedete? Ecco. Va bene, ragazzi. Grazie. Grazie. Buona Londra, vorrei essere con voi. Ma fra un po' ci chiudono, non credo, guarda. ciao, grazie a tutti. Solo io e Martina. Ciao, grazie. Eccoci. Bene, allora, direi che è stata una bellissima serata, è stato tutto bello, il libro, il ricordo di Ezio, tutto quanto è stato veramente bello. Ricordiamo sempre i nostri libri, venite a trovarci in libreria, comprateli online, se non volete uscire l'online va benissimo, potete telefonarci, io e Martina siamo disposte a darvi consigli. Ancora il codice sconto, che lo vedete in sovrimpressione, anche se andate sulla nostra pagina, se volete acquistare il libro di grazia, sul sito, quindi con gli ordini online. Dai, dateci un po' di soddisfazione. Va bene, vi salutiamo tutti, ci sentiamo, abbiamo Scritto programma. Un bel programmino per voi, no? Sì. Vi salutiamo. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Poi mi chiami, Martina, sul telefono. Sì. Ciao.